Bagno, venite un attimo. Venite, venite. Sittatevi. Allora, tenimo un regolamento di conti da fare. Ci sta uno che ci sta a cagare lo cazzo de brutto. E bisogna che lo facciamo fuori. Lo sapete, no? Tutta l'organizzazione si basa sopra la spartizione del territorio. Stanno regole non scritte, ma che tutti, e dico tutti, rispettiamo. Però ci sta sempre qualche testa di cazzo che deve venirti a rompere i coglioni. Per forza. Poi c'è il territorio tuo. Però, sai, sapo che cazzo ne passa dentro da capo. E ci sta. Ma sti stupiezzo di merda poi. Vuole fare un'azione dimostrativa contro tutti. E se mette in capo che uccide uno superiore? Beh, tanto poi bisogna corrispondiamo con un auto-omicidio, no? Se no poi lo scontro non è pari, anzi. Ecco, lo succo questo è. Questo di merda si chiama Ruggero. Ruggero Perego. È ben indultato, l'hanno già perdonato una fiata. Face lo pugile, ma la grana l'ha fatta dopo. Lo sapete, siete? Sì, è un ragazzetto. No, no, qui giù lo figlio vede. Face pure giù lo pugile. Ma rispetto allo Sire non vale un cazzo. L'ha già visto combattere contro Bucetto. Mamma mia, faceva cagare. Però, Ciro Sire lo accompagnava agli cortei neofascisti piuttosto che agli allenamenti, questo è il risultato, no? Comunque, torniamo a noi. Perego tiene un potere grosso, che condivide con i parenti. Tiene tutti e tre. Tutto isolato, tranquillo, bestiame, vitigno, non a caso. Perché Idris ha fatto un giro autonomo, autosufficiente. Non c'è bisogno che stai presente. In più, ne ha morto l'usire, recentemente. E quindi ha deciso che se ne sta in santa pace, a solo. Noi sta pace bisogna concederamo tutta, in eterno. Giusto? Vagnò, questo non è un compito facile. Anzi, ed è un'altra cosa rispetto a tutte le cazzate che hai fatto fino a mo'. Però, mi hanno detto che non ci sapete fare. E bisogna che teniamo fiducia in voi. Ma voi meritatevela sta fiducia. Io non ci sta scommetto sopra voi. Certo, Angelo, certo. Grazie. Sciati, sciati, divertitevi che è domenica.